Grazie dell'invito, anche perché mi consente di tornare a Potenza una seconda volta a distanza di un anno rispetto alla prima, e quindi di rivedere anche cari amici e vedere anche un po' le buone esperienze che si fanno. Io vengo dall'Abruzzo, quindi come dire, tifo inevitabilmente per il sud. Però ho avuto la fortuna negli ultimi 2 anni di lavorare con la Regione Lombardia. Uso il termine fortuna non a caso perché questo primo libro che abbiamo presentato io e Piero Paganini 2 anni fa esatti in Parlamento, che faceva un po' il punto su quello che secondo noi doveva essere il sistema della formazione avanzato in Italia, poi mi ha consentito durante la presentazione a Milano di conoscere l'assessore regionale Valentina Prea, che era stata sottosegretario del ministro Moratti, che conoscevo di nome ma non conoscevo direttamente, che mi ha chiamato come consulente. La cosa mi ha fatto anche molto piacere perché oggettivamente, come dire, poche volte la politica, dopo aver ascoltato una persona presentare il proprio libro, lo chiama come consulente. E quindi loro mi hanno chiesto sostanzialmente di raccontare in un testo quello che la Lombardia ha fatto negli ultimi 5 anni sul rapporto tra il sistema scolastico e il lavoro, che non è soltanto legato all'alternanza scuola-lavoro, perché il sistema di riforma della Lombardia è molto più ampio. Innanzitutto la Lombardia, anche sulla scorta di quello che aveva fatto Valentina Prea al governo, ha riunito sotto un unico assessorato la formazione, il lavoro e l'istruzione. Secondo me è stata anche un po' la forza di questo percorso che poi ovviamente è stato agevolato anche da una norma, la legge 30 del 2015, che ha ovviamente disciplinato l'istituto dell'apprendistato in Lombardia. Però certamente la prima azione forte che hanno fatto è quella di riunire non solo all'interno di un unico assessorato, ma voi sapete molto meglio di me, tutte le aree amministrative di un'unica regione che afferivano al lavoro e all'istruzione, in un unico grande dipartimento, a cui capo Valentina Prea, dimostrando secondo me una grandissima lungimiranza e anche la possibilità di come dire, avere un po' le mani libere rispetto a tante altre amministrazioni, ha chiamato l'allora vicepresidente nazionale di ADECCO. Gianni Bocchieri è stato nominato direttore generale dell'area lavoro e formazione della Regione Lombardia. Questo per dare, come dire, un'accelerazione anche privatistica a un sistema che, nonostante quello che si possa pensare, la Lombardia ha vissuto negli anni di crisi molto duri. Dico questo perché quando mi chiamano a parlare del sistema lombardo, tutti partono, come dire, dal presupposto che la Lombardia, essendo tra le 4 regioni più dinamiche e ricche in Europa, tutto sommato ha avuto vita facile nel costruire un nuovo percorso di orientamento e di alternanza scuola-lavoro. Così non è stato. La Lombardia, alcuni anni fa, al netto ovviamente di un sistema produttivo certamente molto più importante rispetto a quello di altre regioni italiane, ha vissuto comunque un grande periodo di difficoltà. Tutta l'area del nord, pensate, il nord-est, il tasso di suicidi, adesso senza che vi sto a ricordare i numeri che conoscete benissimo, è stata la prima parte del paese che ha impattato il tema della crisi. La cosa interessante è capire in che modo loro hanno provato a guidare questa transizione. Dico loro, e quando dico loro non dico soltanto il decisore pubblico che ha un ruolo assolutamente fondamentale, ma tutto il sistema. Quando mi chiedono perché la Lombardia ce la fa, io quello che ho visto, e vi racconto la prima riunione, e non la racconto perché, come dire, è un semplice episodio di cronaca, perché dà anche il senso di come si organizza il lavoro. Quando loro mi hanno chiamato, ripeto, con mia grande meraviglia, io sono arrivato a questa riunione, al tavolo c'erano i 5 dirigenti delle aree con le quali io avrei dovuto lavorare, con i rispettivi collaboratori, c'era il direttore generale, c'era Asso Lombarda, perché ovviamente loro volevano che lo studio inevitabilmente venisse in un certo senso sostenuto dal modello confindustriale lombardo e che potesse poi trovare,
come dire, una statuizione, una pubblicazione. Infatti la pubblicazione è stata prefata da Gianfelice Rocca, che era all'epoca, fino a qualche mese fa, presidente di Assolombarda, adesso è stato sostituito proprio durante la fase della preparazione del dossier per l'EMA a Milano da Carlo Bonomi. E oltre a questo avevano già invitato al tavolo l'editore, possibile editore di questo volume. Cioè, sostanzialmente io mi sono trovato già nella prima riunione in una fase operativa nella quale erano molto chiari gli obiettivi, cioè l'assessorato voleva sostanzialmente che si raccontasse quello che era stato fatto in quei 5 anni e mi dava tutti gli strumenti per analizzare e studiare, attraverso ovviamente i dirigenti e le loro articolazioni, quello che era stato fatto. Il direttore generale avrebbe garantito la costruzione di questo lavoro, che inevitabilmente poi avrebbe avuto una sua esplicitazione attraverso una pubblicazione con Assolombarda e l'editore, che è un editore economico importante, che era Guerini. Cioè, questa cosa già di per sé, ripeto, oltre alla telefonata che avevo ricevuto di invito a lavorare con la Regione Lombardia, mi ha fatto capire perché la Regione Lombardia è la Regione Lombardia. Nella mia regione, l'Abruzzo, prima di arrivare a una decisione, avremmo probabilmente, prima di arrivare a quel tavolo, avremmo fatto dalle 10 alle 15 riunioni. Un lavoro del genere è stato molto semplificato dal fatto che gli obiettivi dell'assessorato erano chiarissimi. E quegli obiettivi erano esplicitati dall'invito di quelle persone intorno al tavolo. Il modello lombardo, ovviamente io lo sto facendo molto semplice, è più facile di quanto possa sembrare. Un'altra cosa che mi ha colpito nella prima riunione, ovviamente io sentivo sempre parlare di apprendistato di primo livello. In Lombardia si parlava già dell'apprendistato di terzo livello, cioè c'erano anche rappresentanti del mondo accademico e l'assessore Aprea invitava a spiegare cosa era avvenuto nell'ultimo anno e perché, per esempio, i dottorati di ricerca erano definiti in base alle richieste delle imprese. Mi sono trovato, come dire, da una parte un po' spiazzato, dall'altra oggettivamente mi rendevo conto che quello che avevo di fronte era la codificazione del buon senso. Cioè, se le imprese cercano X professionisti, i dottorati di ricerca devono andare in quella direzione. Cioè, non mi sembrava poi, al netto, ripeto, come dire, della meraviglia dei primi minuti, mi sembrava una cosa normalissima. Cioè, un sistema che dialogava e il pubblico, in quel caso la regione, che faceva da pivot, faceva da link tra soggetti che probabilmente negli ultimi anni avevano dialogato molto poco. Poi mi hanno raccontato che tutto il sistema accademico lombardo, soprattutto quello milanese, le nuove università milanese, rivedevano la propria offerta formativa una volta l'anno, come avviene nel sistema anglosassone, perché dovevano essere in linea con la modificazione del mercato del lavoro. E altro elemento interessante che io non riscontravo, per esempio nel sud, si erano dati una sorta come dire, di codice di buona condotta per cui le università giustamente non dovevano farsi concorrenza, o meglio, facevano insieme concorrenza al sistema universitario italiano e europeo. È il modello lombardo, secondo me dovrebbe essere il modello che dovrebbero adottare tutte le regioni. È chiaro che in Lombardia queste cose sono facilitate anche dal fatto che in quell'anno di attività con loro, un altro elemento mi ha colpito molto forte è che in quell'area del paese, agli incontri ai quali mi hanno invitato, perché poi ovviamente mi hanno invitato a moltissimi incontri di alternanza scuola-lavoro, ho trovato un corpo docente e dei ragazzi straordinariamente entusiasti. Quando presentammo il libro, a novembre in Asso Lombarda, loro hanno voluto invitare tutte le scuole di formazione, alcune di cui ovviamente parliamo anche in questo testo, che avevano partecipato al racconto sull'apprendistato, e queste scuole di formazione hanno partecipato con i loro ragazzi entusiasti di aver indossato delle tute di lavoro. E io mi sono oggettivamente pentito di non aver portato mia figlia
di 12 anni alla presentazione di questo libro. Cioè, nonostante la vulgata, prima si parlava del tema dell'alternanza scuola-lavoro, che da una parte, come dire, contrappone la semplificazione delle fotocopie a degli studenti che rifiutano certi modelli, io in quel contesto ho trovato dei ragazzi entusiasti e orgogliosi di indossare delle tute di lavoro. Che voglio dire? Che il tema dell'alternanza scuola-lavoro, per come l'ho vissuto io, per come l'ho vissuto insieme al mercato del lavoro in questi 2 anni, io sono stato per 6 anni responsabile del settore politiche del lavoro in provincia a Teramo, sono andato via nel 2008, quindi sono andato via molto tempo fa, quando, come dire, si cominciavano a avvertire i segnali della crisi e secondo me il pubblico, almeno dalle nostre parti, aveva perso quella tensione iniziale quando all'inizio del 2000 in qualche modo molti di noi furono chiamati, insomma, vincendo concorso, a portare la loro esperienza a un mondo che cambiava. Quella tensione secondo me era venuta un po' meno. Ecco, quella tensione che inevitabilmente aiuta questa fase di transizione, nella quale l'alternanza scuola-lavoro ha un valore e un significato straordinari, ho ritrovato proprio in Lombardia. Perché insisto molto sul tema culturale? Perché secondo me anche il mondo dei media dovrebbe fare un grandissimo sforzo sotto questo profilo, perché non si possono non raccontare storie belle intorno a questo mondo. Ce ne sono a centinaia, non a decine, e ogni giorno c'è lo sforzo di docenti, di camere di commercio, di professionisti, del decisore pubblico, di tanti soggetti che in qualche modo lavorano perché in fondo si ricostruisca quello che ha garantito al nostro paese negli anni 50 e 60 di diventare un grandissimo paese. Cioè l'alternanza scuola-lavoro era quella che si faceva negli anni 50 negli istituti tecnici, che segnalavano i ragazzi più meritori alle imprese del territorio. Così sono nati i distretti industriali. Sono nati da una parte perché gli istituti tecnici avevano un valore straordinario per quei territori, dall'altra perché c'era una capacità visionaria straordinaria degli imprenditori. Ecco perché oggi, per esempio, in una scuola ho detto che è fondamentale per ricostruire il paese ritornare a scommettere sull'intraprendenza dei giovani. Cioè noi abbiamo 2,3 milioni di ragazzi che non fanno niente e che puntualmente ogni mese guadagnano la statistica e l'attenzione dei media nazionali, i famosi NEET. Ecco, se noi questi NEET non li rimettiamo al centro non del dibattito, perché nel dibattito secondo me ci sono anche troppo. Oggi si discuteva in un'iniziativa molto interessante che ho organizzato il mattino a Napoli sul Resto al Sud di che significa avere 20 anni nel meridione. Però non parlava nessun ragazzo di 20 anni, parlava il presidente dello Svimez che ce n'è 80, una persona di altissimo profilo. Parlava il ministro Calenda, che secondo me è stato forse il miglior ministro dell'industria negli ultimi 20 anni di questo paese, non parlavano i giovani. Cioè, noi dobbiamo rimettere i giovani all'interno del dibattito. Una cosa che ho riscontrato in Lombardia è che, al contrario, tutto il sistema della formazione, che ha ovviamente nel sistema duale un elemento principale, perché la Lombardia e non altre regioni? Perché ovviamente da un punto di vista culturale tutta quella stagione che ha fatto seguito alla legge Biagi, che veniva da una esperienza di governo agli inizi del 2000, poi si è ritrovata a governare la Lombardia. Maroni era ministro del lavoro, Laprea era sottosegretario all'istruzione. Inevitabilmente, anche per ragioni di contiguità culturale e territoriale, quella esperienza è stata trasferita in Lombardia e guardate che parlare nel 2002-2003 di questi temi non solo metteva a repentaglio la vita delle persone, Marco Biagi, ma era un tema su quale una parte del paese creava ostruzionismo a prescindere. E non parlo soltanto dei sindacati, parlo anche di un'altra parte politica che poi ha capito che inevitabilmente le riforme non hanno, per quello che mi riguarda, colore politico. Cioè l'alternanza scuola-lavoro come sistema duale non possono essere categorizzati a destra o a sinistra, ammesso che ci sia questa differenza. Cioè le categorie del Novecento del mercato del lavoro non esistono più. Io l'ho detto recentemente in un'intervista alla Furlan, il sindacato so che si è arrabbiata moltissimo,
perché mi ha fatto telefonare alcune persone vicino a lei, perché ho detto che nel mondo attuale i ragazzi del sindacato non hanno più nulla a che fare. C'è un ragazzo di 20 anni, perché dovrebbe iscriversi al sindacato? Probabilmente se il sindacato li tutela in modo diverso, se il sindacato fa alcune scelte, perché il tema della rappresentanza è fondamentale anche su queste dinamiche qui, parlo del sindacato ma parlo anche delle imprese, perché ovviamente la scelta di Marchionne da uscire da Confindustria ha cambiato inevitabilmente il sistema della rappresentanza. Ecco, noi secondo me in Italia dovremmo cominciare a parlare di queste tematiche in modo molto più concreto, portando soprattutto in evidenza le esperienze positive che ci sono anche in questa regione, che prima il professor Bozza mi ha raccontato molto velocemente, credo che adesso ce lo dica con molto più acume, un'esperienza che hanno fatto le scuole di questa città in 20 giorni in Germania. Perché in Germania il sistema duale funziona e in Italia no? Io ho la fortuna di scrivere sul Messaggero e sul Foglio editoriali proprio su questi temi. E uno dei temi che mi fa più accalorare è quando in Italia si continua a parlare dei robot che ci tolgono il lavoro. In Italia, come dire, i due grandi alibi degli ultimi anni nei confronti dei giovani, prima erano la fuga dei cervelli. Tanti anni abbiamo assistito al tema della fuga dei cervelli, no? Dei nostri ragazzi che sono costretti ad andare all'estero, cosa che non è assolutamente vera, perché il mercato del lavoro per fortuna si è allargato e i ragazzi hanno grandi opportunità. Il problema dell'Italia è che non attrae talenti, soprattutto in una parte del paese come questa. Non parlo della Basilicata, parlo del centro-sud. E non a caso i talenti li attrae nelle uniche aree dove invece il sistema pubblico e privato funzionano benissimo, il distretto aerospaziale di Bari e il distretto aerospaziale campano. Cioè dove c'è una scelta certa e chiara del decisore pubblico e del sistema privato, non solo attraggono i talenti, ma aumentano anche gli iscritti al sistema universitario. L'Università di Bari nel Politecnico fa più 3% ogni anno, che è una media molto superiore anche alle università del nord. Quindi non è detto che dobbiamo sempre guardare a quello che fa la Lombardia. Noi secondo me dovremmo cominciare a guardare anche a quello che facciamo noi al sud. Ovviamente non la sto mettendo sul nord contro sud, però a un certo punto, se semplifichiamo il discorso, in Lombardia si può fare perché sono ricchi, non arriviamo da nessuna parte. In Lombardia lo fanno perché, a parte che se sono diventati ricchi, probabilmente sono stati anche bravi a diventare ricchi. Ma quello che è accaduto negli ultimi anni certifica una regione, e quando parlo di regione parlo di tutto il sistema economico, che si è rimesso in discussione, ha creato una normativa ad hoc, la legge 30, alla quale sono stati previsti anche gli apprendistati di terzo livello, normativa che è stata concertata tra tutti gli attori pubblici. La regione, come dire, non fa calare dall'alto nulla, perché ovviamente vuole anche che questi strumenti, in un certo senso, diventano degli strumenti di consenso molto forti. Secondo me questo significa non solo codificare il buonsenso, ma creare le condizioni. Poi in Lombardia c'è un altro elemento sul quale loro sono stati particolarmente bravi, che hanno posto l'accento moltissimo sull'individualità. Cioè in Lombardia premiano le individualità e cominciano a premiarle, per esempio, da il diploma di scuola, perché tutti quelli che hanno il voto più alto possono andare a fare un'esperienza all'estero durante l'estate. Ogni anno loro costituiscono una sorta di vademecum, per cui i ragazzi possono scegliere, ovviamente quelli che prendono 100, se andare a fare 20 giorni alla Apple oppure 15 giorni di tirocinio su una barca dove sviluppano quelle che diciamo essere le soft skills, e quindi lavorare con il team building, e c'è una sorta di, come dire, di bacheca che ogni anno viene rinnovata. Non mi pare che queste cose non si possano fare in altre regioni italiane. Marcella scuote un po' la testa, perché non si possono fare in altre regioni italiane? Potevo, ma nel senso senso che si positivo, possono. convinto, stiamo Se, lavorando per. secondo me si devono fare, cioè perché non Ci costruire. vuole solo un po' più di tempo, Stefano.
Secondo me ci vuole sicuramente tempo, però alla base ci deve essere una volontà molto chiara. Perché la Lombardia porta i suoi studenti migliori a fare 20 giorni di cinematografia a New York o a incontrare i numeri uno della Google e Apple, no? Perché? Perché non lo può fare la Regione Basilicata, non lo può fare la Campania, non lo può fare l'Abruzzo, non lo può fare ancora la Sicilia, che gode peraltro di uno statuto anche speciale. Io sono contrario a staccare una parte del paese, ma alcune questioni che hanno posto oggettivamente il Veneto, la Lombardia, ho difficoltà a contrastarle. Perché? Perché oggettivamente un sistema economico lì funziona e che ha, non a caso, e quella è la, questo è l'elemento che mi è piaciuto particolarmente studiare in Lombardia. Il sistema economico ha trovato nella formazione, la nuova definizione del rapporto tra gli attori economici intorno al sistema della formazione, il gango con il quale superare e costruire la transizione del periodo di crisi. Tutte le economie occidentali che negli ultimi 15 anni hanno conosciuto uno sviluppo economico importante hanno investito sulla formazione. In Italia il piano Calenda, che è un piano straordinario per l'industria 4.0, avrebbe secondo me non solo dovuto mettere più risorse alla formazione, ne ha messe 250 milioni di euro su 18 miliardi, poi portate in bilancio a 500 milioni con il sistema dello sportello, cioè le imprese che arrivano prima si prendono i fondi. Secondo me non è una cosa corretta. Cioè il sistema è fondamentale, il 4.0, per aiutare le imprese a costruire una transizione innovativa verso il nuovo mercato industriale. La formazione deve essere centrale. Non è un caso che nel rinnovo del contratto che c'è stato recentemente all'interno del settore metalmeccanico, che da 8 anni non rinnovava il contratto, ed è il settore, voi mi insegnate, più conflittuale all'interno del rapporto tra il mondo industriale e il mondo dei sindacati, non solo la qualificazione economica di 92 euro mensili in più, ma l'elemento fondamentale intorno al quale Bentivogli e Landini per i sindacati hanno costruito il rapporto, l'interazione positiva con l'industria, è stata costruita intorno alla formazione e il rinnovo del contratto che ha più formazione, più valorizzazione del capitale umano. Questo per dire che comunque le industrie lo sanno benissimo, le aziende sanno benissimo quanto è importante valorizzare il capitale umano. Io tutti questi elementi in Lombardia li ho visti guidati dal decisore pubblico. La Prea sarà brava? È molto brava, io non la conoscevo, non condividevamo nulla, eppure ho trovato una persona che ha comunque voglia di sperimentare, al di là adesso del colore politico che a me personalmente non interessa, però ho trovato grande disponibilità nel sperimentare, nel costruire nuove traiettorie su quale innestare un processo di sviluppo che, guardate, al di là di chi governerà nel futuro la regione Lombardia, ha creato le condizioni per cambiare totalmente questo tipo di approccio. E anche se dovesse vincere il centro-sinistra, difficilmente si tornerà indietro da quelle linee guida, perché sono diventati dei principi, torno a dire, che 15 anni fa sono costati la vita a Marco Biagi, dopo 15 anni sono diventati degli elementi assolutamente centrali nel dibattito del nuovo mercato del lavoro. E quindi non solo, come dire, mettere insieme tutti gli attori economici, ma creare anche sotto il profilo culturale, che secondo me è quello l'elemento di rottura che è stato più forte che io ho avuto la fortuna di studiare in Lombardia, cioè creare le condizioni culturali per cui tutti quanti inevitabilmente hanno fatto un passo indietro. Pensare che significa al sistema accademico chiedere a ognuno di rinunciare a una parte del proprio potere, cioè metterli intorno a un tavolo, ridefinire l'offerta formativa di ognuno e fare in modo che inevitabilmente, come dire, la struttura generale dell'offerta formativa lombarda diventasse competitiva sul mercato internazionale. Non è stato facile, è chiaro che ci vuole una grossa azione di leadership da parte del decisore pubblico, ma tutti hanno capito che in un momento di crisi 10 passi indietro significava farne 50 in avanti.
È chiaro che poi ci sono anche le grandi scommesse che il pubblico e la politica si deve giocare. L'Expo è stata una di queste, che è andato di recente a Milano e poi il giorno dopo, magari come è capitato a me, va a Amsterdam e poi piomba a Roma, va in due continenti completamente diversi. Le prime due sono città ancorate al sistema europeo, la terza è una città che è sprofondata. E guardate che 25 anni fa, dopo Tangentopoli, Milano era assolutamente avulsa dal contesto europeo. La città più europea di quelle italiane, sotto la guida di Rutelli, era proprio Roma. Roma era, come dire, la città che avrebbe dovuto guidare la nuova leadership italiana. Dopo 25 anni, non so quante volte vi capita di andare a Roma, a me settimanalmente, 2-3 volte, è diventata una delle città più brutte in assoluto, brutta in termini di vivibilità, sporca, non funziona nulla. Adesso la metto un po' sulla vulgata semplice, è chiaro che non può essere un problema della Raggi, però è chiaro che lì manca, come dire, in generale una leadership politica che sceglie e in un certo senso si mette in discussione, come è avvenuto in Lombardia. Perché alternanza, il libro, quando abbiamo voluto trovare un titolo che in un certo senso semplificasse il libro, studiare in azienda, lavorare a scuola è stato, come dire, quasi naturale, cioè il titolo venne veramente in qualche minuto, cioè studiare in azienda, lavorare a scuola doveva essere la sintesi di quello che secondo noi doveva recuperare anche quel tipo di approccio pedagogico e culturale, torno a dire, che ha fatto nell'Italia negli anni 50 e 60 del nostro paese un grandissimo esempio internazionale. Spesso insisto molto su questo tema perché l'unico Nobel che l'Italia ha avuto per la chimica nel 1963 non l'ha vinto facendo ricerca alla Stanford University, l'ha fatto Natta facendo ricerca a Montecatini, a Milano, facendo ricerca per la Montecatini. Quindi significa che in quegli anni l'Italia non solo sperimentava, ma che aveva alla base un livello culturale che aiutava la sperimentazione. Adesso, senza entrare nel merito di quello che è accaduto alla fine degli anni 60, c'è stata una rottura forte nel nostro paese, c'è stata una rottura molto forte anche nel rapporto tra il patrimonio degli istituti tecnici e quella cultura che rappresentava nei territori. Questo ce lo dobbiamo dire molto, in modo molto chiaro. Fare l'istituto tecnico dagli anni 70 in poi, in tante parti del paese, ha significato avere un disvalore. Tutto quello che è stato adesso, da qualche anno a questa parte, il mondo dell'azienda nel sistema delle risorse umane americano, l'Italia l'aveva sperimentato 70 anni fa. Olivetti e Cattaneo al sistema della responsabilità sociale d'impresa ci sono arrivati molto prima degli americani. Il sistema pedagogico della Montessori, che adesso noi vediamo recuperato quando il figlio, il Royal Baby, sceglie la scuola Montessori, in Italia l'abbiamo del tutto accantonato, salvo recuperarlo però a costi molto onerosi. Quello che in fondo io ho scritto in questi due testi è provare a certificare quello che l'Italia deve rimettere in riga di tutto quello che aveva costruito di buono, e ovviamente guardando anche alle esperienze tedesche. Perché torno al tema del robot? Perché uno dei grandi temi di discussione a proposito di fake news sui dibattiti in televisione e sui giornali è che i robot toglieranno il lavoro ai nostri giovani. La Germania, insieme al Giappone e agli Stati Uniti, è il paese che investe più in robotica. Nell'ultimo anno le aziende hanno investito il più 37%, eppure la disoccupazione giovanile in Germania non sale al 6%, più del 6%, quindi ha un tasso di disoccupazione fisiologico. La Germania continua, nonostante l'investimento forte in robotica, a avere quasi il tasso di piena occupazione. Perché? Perché ha un sistema scolastico, poi chiedo al professore che sicuramente lo ha conosciuto molto meglio di me, che attraverso il sistema duale un orientamento molto chiaro. Io spesso, quando
mi confronto in alcuni convegni, come in caso di questo, chiedo sempre alle persone che stanno con me: quanti di voi hanno scelto l'università a caso? Quanti erano convinti a 19 anni di scegliere un percorso universitario che li avrebbe portati a fare quello che facevano oggi? Chi ha studiato scienze politiche come me ha dei percorsi stranissimi. Oggi ne ho conosciuto un altro che ha lavorato in scienze politiche e per 30 anni ha fatto allenatore di pallacanestro, salvo poi recuperare alcune competenze dopo i 50 anni. Perché? Perché in effetti nessuno ci ha educato a fare orientamento. La mia generazione è stata probabilmente la generazione più disorientata nella scelta non solo del percorso universitario, ma ancor prima del percorso scolastico. Quanti di noi hanno scelto, sulla base di semplificazioni anche familiari, il liceo rispetto all'istituto tecnico? Sai scrivere? Vai al liceo classico, che non vuol dire assolutamente nulla. Ecco, in Italia, secondo me, dovremmo, da una parte, io ho fatto il liceo classico, ma noi dovremmo, da una parte, restituire dignità agli istituti tecnici, dare valore agli istituti tecnici, che sono stati il serbatoio principale dei distretti industriali. Non è un caso che nel momento nel quale è venuta meno il sostegno della formazione, sono implosi anche i distretti industriali. È chiaro che la Terza Italia, per competere nella nuova dimensione globale, dovrà cambiare tipo di approccio. Ma se voi vedete chi ha guidato questa fase di trasformazione, e penso alle imprese del Nord-Est, negli ultimi anni per uscire dalla crisi, lo ha fatto investendo sul sistema della formazione, rinunciando a una porzione di potere, il padrone, il cambiamento generazionale, che è un altro dei grandi problemi che hanno le aziende, provando a innovare innanzitutto non sui capitali fissi, perché in Italia si discute di industria 4.0 sempre in relazione ai capitali fissi. Si cambia la macchina, si cambiano le macchine. No, io dico, qui bisogna tornare a investire sulla formazione. Cioè, noi abbiamo un gap anche in termini di innovazione digitale incredibile, ce lo dice l'Europa, sono oltre il milione le figure numericamente rilevanti che mancano. 1 e 3. Aiutami a dire. Quindi il grande sforzo che va fatto è rimettere il sistema della formazione al centro del dibattito. E il sistema della formazione si rimette solo se tutti quanti, noi che in qualche modo, come dire, partecipiamo a questo progetto, davvero crediamo che culturalmente questa battaglia si possa vincere. Dico che uso il termine battaglia in modo non improprio, perché torno a dire, parlare di queste cose 20 anni fa era scabroso. 20 anni fa, quando si parlava di queste cose, si diceva: questo è il sistema di precarietà del lavoro secondo il governo Berlusconi. E continuano ancora ad oggi, oggi ho sentito l'ennesimo commento sul mercato del lavoro, dicendo: il 90% dei nuovi contratti è a tempo, il lavoro è precario, dobbiamo recuperare. No, il mercato del lavoro è cambiato. È che voi non avete capito che il mercato del lavoro è cambiato, e quindi dovete dare gli strumenti ai ragazzi, che forse ci sono arrivati molto prima di noi adulti, di come intercettare un mercato del lavoro che si è modificato in modo radicale. Ecco perché il tema della formazione è fondamentale, perché la formazione significa responsabilità, significa autostima, significa creatività. Il 50% dei nostri ragazzi, di quelli che oggi abbiamo visto in scuola, a scuola, tra qualche anno, inevitabilmente dovranno diventare quelli che in America chiamano self-employer, autoimprenditori. E io, quando incontro i miei studenti, che sono sempre molto spaventati, chiedo loro: ma tuo nonno che faceva? E no, si è inventato, ecco, la quinta elementare. Ho detto: ti rendi conto? Tu ti stai per laureare, tuo nonno ha fatto l'imprenditore con la quinta elementare. Qual è la differenza tra te e tuo nonno? Fermo restando che c'era un paese che inevitabilmente dopo la seconda guerra mondiale doveva essere ricostruito. La voglia di intraprendere, la voglia di sognare e di fare. Noi dobbiamo ricostruire, abbiamo il dovere. Guardate, io ho la fortuna di andare spesso in televisione e comincio a non andarci più ogni volta che mi chiamano a commentare elementi negativi. Ma non perché voglio fare
in modo che l'ottimismo diventi veramente, come diceva la pubblicità di Unieuro, il sale della vita. Ma non possiamo però sempre definire gli elementi, come dire, di comparazione partendo dalla fase negativa. Cioè il giornalista che parla di alternanza scuola-lavoro e intervista il ragazzo che fa le fotocopie non può fare il giornalista, per quello che mi riguarda, perché io ho incrociato decine di storie, una più bella di un'altra. Mi sta anche bene che un ragazzo protesti, a parte che uno su tante migliaia di persone. C'è tutta la partita degli ITS, che secondo me è molto interessante, se riusciamo a portarla ai livelli delle Fachschule tedesche. C'è una impreparazione generale, ecco perché il tema deve essere culturale, perché secondo me di incontri come questi ne andrebbero fatti a decine ogni mese nelle scuole, altrimenti si genera, come dire, un meccanismo per cui il ragazzo non solo è demotivato, ma non ci crede in partenza e reputa quello incontro, anche quell'ora che in qualche modo gli può cambiare la vita, perché, come dire, se io torno indietro, molti di noi, come dire, la scintilla l'hanno avuta alle elementari, si ricordano quella maestra, perché? Perché c'è qualcuno che in qualche modo ti ha aiutato a capire delle cose. Ecco, secondo me, e in questo caso mi rivolgo agli insegnanti, ma mi rivolgo anche a me stesso, in questo momento fare l'insegnante è un dovere morale straordinario, cioè è forse la professione più importante che in questo momento si gioca, come dire, il grande cambiamento culturale del paese, paradossalmente molto più che 50-60 anni fa. Il maestro Manzi, scomparso, no? Si ricorda qualche giorno fa la scomparsa, ha aiutato il paese a alfabetizzarlo. Secondo me gli insegnanti adesso hanno il dovere di rimotivare i ragazzi, non è facile, però gli insegnanti devono avere una carica di leadership e di motivazione straordinaria, perché noi non possiamo rinunciare a un patrimonio non solo numericamente rilevante, perché 2,3 milioni e probabilmente aumenteranno negli anni, significa, come dire, non solo espellere al mercato del lavoro un numero significativo di ragazzi, ma rinunciare a dei talenti, perché noi questo 2,3 milioni non sappiamo che cosa vorrebbero fare nella vita, non sappiamo se sono in grado di giocare a calcio, la faccio molto semplice, se sono i nuovi Zuckerberg, non sappiamo niente. Noi li abbiamo presi e li abbiamo messi da parte, li abbiamo chiusi a casa come l'ikomori giapponese. Ecco, mi rivolgo agli insegnanti, lo so che in questo momento penso che sia il mestiere, come dire, più importante e anche meno valutato nel nostro paese. Io, come dire, se dovessi, e di questo mi è capitato ultimamente di parlarne con la Fedeli, e gli dissi: guardi, ministro, si faccia sentire. Quando i suoi colleghi di governo parlano di pensioni, lei sbatta i pugni sul tavolo, perché non è possibile che noi parliamo sempre di pensioni e negli ultimi mesi abbiamo parlato di istruzione solo in relazione a questa sentenza folle che, no, ha obbligato i genitori di andare a prendere i bambini a scuola. Ecco, tornare secondo me a costruire notizie positive significa inevitabilmente fare uno sforzo collettivo significativo, per cui organizzare eventi come quello che facciamo domani a scuola in qualche modo significa portare la stampa, significa farli toccare con mano insieme con i ragazzi, che significa fare alternanza scuola-lavoro. E io credo che, anche perché non abbiamo scelta, e la fase di non scelta secondo me è la migliore, l'Italia in questo momento non ha scelta, ha un debito del 133%. Non può muoversi, cioè o sceglie questa direzione oppure il paese è tecnicamente fallito, e probabilmente adesso ci sono le condizioni per cui i giovani in qualche modo possono riappropriarsi del loro futuro, perché secondo me il passaggio nodale è quello: o i giovani capiscono che intraprendere significa mettersi in discussione, o altrimenti, se non lo faranno qui e perdiamo un patrimonio straordinario, lo faranno in altre nazioni del mondo. Grazie. Grazie Stefano, hai messo sul tavolo centinaia di temi che secondo me ognuno di noi vorrebbe, e magari nel dibattito poi proviamo a tirarli fuori. Per dare continuità rispetto a una delle tante cose che Stefano sottolineava sul valore
dei docenti, sul valore della scuola e sulle esperienze di valore che sono state realizzate in Basilicata, noi tramite Saverio Primavera, che è il referente camerale per l'alternanza scuola-lavoro, abbiamo selezionato due casi di innovatività che ora rappresentiamo. Professor Farina e il professor Bozza, scegliete voi l'ordine di intervento. Professor Farina. Posso aggiungere un'altra cosa Sì. velocissima? Quando prima dicevo che le riforme diventano fondamentali, e cioè che la politica industriale nasce all'interno del sistema formativo, perché tu non fai politica industriale se non hai creato una cultura industriale. Quando nel 2010, questo me l'ha detto Gianfelice Rocca, mi ha colpito moltissimo, proprio in relazione al tema della Lombardia, nel 2010 a Lombarda fece una piccola inchiesta dei ragazzi lombardi per chiedere in qualche modo se preferivano andare a lavorare in un call center o in un'impresa. La maggior parte dei ragazzi lombardi preferiva andare a lavorare in un call center perché riteneva la fabbrica un luogo sporco, brutto e cattivo. È chiaro che tu, politica industriale, quando non hai una cultura. E parlo di una regione che ha praticamente il tasso di disoccupazione del 3-4%, le province di Bergamo e Brescia sono le province più occupate in Europa. Immaginate che significa ricostruire la cultura industriale in altre aree del paese. Ecco lo sforzo che dovremmo fare. E da questo punto di vista la scuola è assolutamente fondamentale. È accaduto a Londra, in Inghilterra. Londra aveva un problema molto forte con gli istituti tecnici. Ci hanno investito, l'allora sindaco Boris Johnson insieme a Tony Blair, gli istituti tecnici londinesi adesso sono diventati i migliori dell'Inghilterra. Questo in 15-20 anni. Cioè, se ci si lavora e si fa uno sforzo certosino tutti, io credo che culturalmente certi temi, il fatto che ne stiamo discutendo è certamente positivo, ma in un paese come la Germania non si farebbe questo tipo di discussione. È un certo tipo di discussione che in qualche modo è anomalo in altri contesti europei. Già il fatto, come dire, che in Italia si ricomincia per fortuna a discutere cose che 50 anni fa erano date per scontate. 50 anni fa lo studente migliore dell'istituto tecnico nell'area di Fabriano, dove risiedevano i miei genitori, veniva mandato a lavorare nella fabbrica. Non c'era un'alternanza codificata da un profilo normativo. Il preside di quella scuola conosceva molto bene i suoi ragazzi e gli segnalava l'azienda che era molto contenta di assumerli. Quella è l'alternanza scuola-lavoro, sic et simpliciter. Noi, secondo me, dovremmo recuperare questa osmosi tra i soggetti che in qualche modo faticano anche a dialogare, perché purtroppo poi i soggetti della pubblica amministrazione, ce lo dobbiamo dire in modo molto chiaro, faticano a dialogare. E lì è fondamentale avere un decisore pubblico che abbia una leadership molto evidente. E qui uno dei tentativi del Jobbing Fest è proprio quello di mettere, come dire, di unire i puntini. Qua c'è ANPAL Basilicata, c'è il sistema delle cooperative, c'è il sindacato, ci sono professionisti. C'è un sistema che nel micro possiamo in qualche modo provare a mettere insieme per provare a strutturare qualcosa di concreto per i prossimi anni, anche per cambiare un paradigma culturale talmente negativo e lì. Il tuo Jacques sulla comunicazione è più che giusto, io lo sposo da giornalista. Tant'è che SVG nel 2016 fa un'inchiesta chiedendo a 1500 persone di varie target, varie provenienze italiana, cosa porterà Industry 4.0, se porterà più ricchezza o meno ricchezza, se staremo meglio o staremo peggio, se avremo più lavoro o meno lavoro. I risultati di queste 1500 persone sono tutte nel quadrante negativo. Quindi si sta diffondendo un altro paradigma Anche che è perché poi non sanno nemmeno di quello cosa si parli, quello è il problema che principale. dicevi tu, che Industria 4.0 sarà una catastrofe per tutti. E questo è un problema perché se dobbiamo guardare al futuro con qualche speranza di poter incentivare la creatività, incentivare tutto quello che gli algoritmi e i robot ci metteranno a disposizione per provare ad alzare l'asticella delle nostre competenze, dobbiamo partire da un altro paradigma. Poi veramente mi taccio. Un altro elemento che secondo me dovremmo escludere dal dibattito quotidiano e collettivo, il mito dell'egualitarismo. Cioè il paese negli ultimi decenni ha vissuto sempre sul mito dell'egualitarismo. Tutti possiamo fare tutto, siamo in grado. Non è così.
perché a un certo punto abbiamo un surplus in alcune facoltà, giurisprudenza e architettura su tutte, dove però l'offerta formativa non viene cambiata. Io l'ho detto anche al mio rettore, io sono docente a contratto. Ho detto, secondo me, se tu fai un corso di laurea in contrattualistica cinese, internazionale, vedrai che ti vengono tantissimi. È chiaro che se tu studi giurisprudenza come 20 anni fa, non ha più senso. In Inghilterra modificano l'offerta formativa all'università una volta l'anno. Amazon rivede i piani industriali ogni 6 mesi, perché ogni 6 mesi trova un altro mercato del lavoro. Scusate, le università italiane, il lapsus secondo me non era poi tanto, perché purtroppo ormai è diventata un'industria, no? Dove tu entri, inevitabilmente dopo 4 anni esci. Esci e non sai fare niente. Allora, se il paese continua a privilegiare sempre il titolo sulla competenza, non avremo 2,3 milioni di ragazzi a casa, inevitabilmente ce ne avremo molti di più. I dati diffusi oggi da INPS, INAIL, ANPAL e quant'altro qualificano negli ultimi 10 anni la forchetta da 25 a 34 è diminuita di 10 punti. Le assunzioni negli ultimi 4 anni, c'è stato 1 milione di posti di lavoro in più, si sono avuti soprattutto tra i 55 e i 64 anni. Penso che non debba aggiungere più nulla.